questo appuntamento di Confindustria ci ha consentito proprio di riflettere sulle tante opportunità che ci sono per una crescita dell'industria a Genova. Una crescita dell'industria a Genova che si fa lavorando, secondo me, su tre assi fondamentali. Uno, le infrastrutture che devono essere modernizzate, devono favorire dei migliori collegamenti di Genova col resto dell'Italia. Il secondo punto sono le aree. Noi abbiamo delle aree da valorizzare, aree industriali, penso alle aree Ilva, aree Piaggio, le aree di Arzelli. Lavorare intelligentemente su queste aree, così come sul blueprint, può dare slancio. Terzo e ultimo asse è la qualità. Noi abbiamo una città di straordinaria qualità, puntare sulla qualità urbana, le sue bellezze, può essere anche, oltre che un fattore di promozione del turismo, della cultura, un fattore attrattivo per gli investimenti. L'area di Arzelli, finiamola di dire che è una zona di cattedrali nel deserto. Quella è un'area dove lavorano oggi più di 2.000 addetti di imprese che si chiamano Ericsson, Siemens, Esaote ed altre, quindi più di 2.000 addetti di diverse imprese, in un'area che ha ancora la possibilità di ospitare nuovi investimenti e una delle aree a un passo dall'aeroporto, attaccata a un casello autostradale, al centro di progetti che sono in attuazione di creazione di un sistema infrastrutturale, è una delle aree strategiche di sviluppo della città. Quindi invece di sparare ad alzo zero sui progetti che noi abbiamo in città, crediamoci e lavoriamo per portarli avanti. Il messaggio di oggi in occasione dell'assemblea di Confindustria Genova mi sembra importante: ricostruire un primato della politica su scelte importanti che sottolineano l'importanza della questione industriale per il Paese e per Genova. Le scelte politiche devono riportare all'attenzione del Paese la questione industriale. Siamo il secondo Paese industriale d'Europa dopo la Germania, abbiamo grandi potenzialità, su questo possiamo costruire una grande dimensione di crescita economica. Ricordiamolo che i mercati globali sono mercati di nicchia e i mercati di nicchia sono mercati per gli italiani. Incrociare queste rotte di mercato e costruire una crescita dentro le fabbriche e fuori le fabbriche con una politica economica coerente è la grande sfida del Paese. Chiudo con questo esempio: sono reduce da un per me interessantissimo soggiorno molto breve a Guangzhou, Canton, una città della Cina, e allora lì ho avuto proprio la percezione di come viene visto il nostro Paese dalla Cina. Viene visto con grande interesse, con grandissimo interesse, perché si apprezza la qualità che noi abbiamo, la qualità di questa sala. Questa sala dove siamo è stata costruita secoli fa da genovesi e viene mantenuta oggi così dalle istituzioni locali per ospitare eventi come questo e tanti altri eventi. Ecco, la qualità è un altro dei nostri punti di forza su cui noi dobbiamo lavorare, io sono convinto che sappiamo lavorare. Allora, se facciamo tutto questo, alla domanda perché vado, perché resto, la risposta sarà perché resto. Resto per questi motivi. Perché ne vale la pena. Bene. Grazie a Paolo Emilio Signorini, grazie al sindaco Marco Doria e al presidente della Regione.